Ci troviamo a Ramallah in pieno clima elettorale, lo vedete qui dagli spot esposti per la circostanza. Ramallah, come vedete, ha un sistema elettorale che è un po' originale. Abbiamo delle liste come da noi, ma questa è la prima volta che qui in Palestina si vota con le liste, mentre fino al 2005 si votava il nome. Quindi è un'esperienza di elezione che sarà da valutare. Comunque qui abbiamo davanti una lista, che è la lista numero 3. Qui dietro abbiamo un'altra lista, che è la lista numero 1, con dal titolo Ramallah indipendente. Un'altra curiosità di queste liste è che da quest'anno c'è una rappresentanza di donne, che è sempre 3 per ogni lista. La curiosità ancora di queste elezioni, che ovviamente ci tengo a precisare sono soltanto amministrative e non politiche, non c'è il problema politico, non c'è il problema dello Stato, ma soltanto dell'amministrazione del territorio, si svolgono con forme un po' particolari. Indipendentemente dai voti, il sindaco per legge superiore sarà un cristiano. Quindi c'è una presenza in ogni lista di elementi anche cristiani, perché il sindaco verrà rilevato secondo le città da questo gruppo. Tanto per osservare un po' come funzionano le cose qui in Palestina, Ramallah per la circostanza del 20 ottobre ha preparato alcune liste, noi ne abbiamo viste fino a 4, forse saranno anche più, e quindi le elezioni saranno il 20 ottobre. In altri paesi qui attorno non sono riusciti nel frattempo a preparare nessuna lista, quindi le elezioni vengono rimandate forse in novembre a data da destinare appena saranno pronte le liste. Che cosa possiamo ancora dire su queste elezioni? Che si svolgono soltanto in Cisgiordania, perché la striscia di Gaza, amministrata da Hamas, non accetta, non riconosce questo tipo di elezioni. Qui siamo nella piazza centrale di Ramallah, chiamata Al-Manara, e vedete qui sulla rotonda quanti stendardi, quanti poster sono attaccati. Questo è nulla al confronto di quelli giganti che si vedono in giro nelle vie e che vi mostreremo tra poco girando la città. È bello tuttavia sentire questa animazione che emerge in questo caso delle elezioni. Voi sapete che la Palestina è un territorio occupato, sempre un po' sotto una cappa di piombo. Sono piccole espressioni però che danno un po' di entusiasmo, un po' di gioia, un po' di libera espressione a questa popolazione. Qui ci troviamo a Beit Sahur, il paese accanto a Betlemme, limitrofo, proprio confinante, dove si trova il campo dei pastori. Anche qui la cittadinanza, che pure è piccola perché sarà un paese di circa 5.000 abitanti, ha presentato ben 9 liste, 4 appartenenti al Fatah e altre 4 che sembrano indipendenti. La situazione è molto sentita, molto animata, ma anche molto pacifica. Vedremo tra poco al calar del sole come anche i luoghi di ritrovo di queste liste siano pieni di gente che discute e parla.